Ciao, sono Phil e oggi vi spiegherò come montare il termoscudo R185, compatibile con i modelli Honda SH125-150 dal 2017 in poi. E ora andiamolo a vedere nel dettaglio. Ecco qui, trovate la cartolina per l'assicurazione. È gratuita, è un'assicurazione contro il furto con validità un anno. Per attivarla è sufficiente andare sul sito tucanourbano.com e compilare il form di registrazione. Attenzione però, avete solo 20 giorni dalla data di acquisto registrata sullo scontrino. All'interno della confezione trovate il termoscud e questa bustina contenente il libretto di istruzioni e il kit di assemblaggio. E ora seguitemi. Vedrete, sarà molto più facile di quanto possiate immaginare. Per cominciare, apriamo il nostro termoscud. E lo stendiamo sulla sella, facendo attenzione che il logo sia rivolto verso la parte anteriore dello scooter. Dopodiché avviciniamo il termoscud al canotto dello sterzo. Cominciamo a fissare il termoscud sulla parte anteriore della scocca, andando a svitare questa vite e riavvitarla facendola passare attraverso questo foro sul termoscud. Ripetere poi l'operazione anche dalla parte opposta dello scooter. Adesso andremo a fissare i nastri 3, 6, 6 bis e 2 lungo tutto il passaruote della carrozzeria. Cominciamo con il nastro 3, che andremo a fissare con il fastener posto qui sotto al faro. Sarà sufficiente apporre una leggera pressione al centro del fastener per poi sfilarlo. Quando estrarrete il fastener, lo troverete in questa posizione, con il perno centrale verso l'interno del cilindro, ma per poterlo riapplicare sarà necessario respingere il perno centrale verso l'esterno, in questo modo. Infilare di conseguenza nel foro del nastro 3, per poi riappoggiarla nella sua sede e fissarla semplicemente premendo il perno centrale. Ripetiamo l'operazione con i nastri 6 e 6 bis, con i relativi fastener che trovate qui e qui. Infilate poi questo nastro giallo all'interno del termoscud. Non è necessario per il montaggio, ma serve solo per arrotolare il termoscud e fissarlo durante le stagioni estive. Una volta completati questi tre punti di fissaggio, eseguiamo le stesse operazioni dall'altro lato dello scooter e procediamo poi con il fissaggio del nastro 2. I nastri 2 vanno allentati da entrambe le parti e collegati entrambi all'anello di questa prolunga. Colleghiamo quindi da un lato, poi dall'altro e andrò successivamente a collegare il gancio della prolunga in una fessura che troverò sotto la pedana dello scooter. Una volta agganciati entrambi i nastri 2 alla prolunga, dovremo agganciare l'altra estremità dove finisce la plastica situata sotto la pedana. Successivamente tendere quanto possibile il nastro. Tendiamo a questo punto entrambi i nastri, sia da un lato che dall'altro dello scooter. Una volta aver messo tutti i nastri in tensione, dovreste trovare una situazione più o meno così. Per concludere il montaggio, andiamo a gonfiare il sistema antisventolio, utilizzando la pratica valvola di non ritorno in dotazione nel kit di assemblaggio. E voilà! Il nostro termoscud è pronto e montato per affrontare vento, freddo e pioggia.
Accessorio indispensabile è la bustina porta smartphone, che può essere facilmente applicata tramite questa ghiera in gomma predisposta sul termoscud. Il montaggio è molto semplice, è sufficiente avvitare questo perno in dotazione nell'apposita ghiera. A questo punto, grazie al sistema Fidlock, sarà un gioco da ragazzi applicare la bustina al nostro termoscud e anche rimuoverla. E per chi non ha mai abbastanza caldo, ecco qua, Scud Warm, il nostro cuscino riscaldato elettricamente. È sufficiente accenderlo e inserirlo nella pratica tasca portaoggetti all'interno del termoscud. E ora non mi resta che augurarvi buon viaggio. In moto, sempre in moto. Ciao!